Sky Sport lancia una notizia molto interessante. La Juventus starebbe cominciando a guardarsi intorno per quanto riguarda il centrocampo. Si guarda intorno e cerca dei profili interessanti. È chiaro però che prima di partire da quelli che sono i profili da cercare, devi passare necessariamente dalle cessioni. Cessioni centrocampo che sono contate. Gli unici due, secondo Sky Sport, sicuri di mantenere in questo momento la propria maglia anche il prossimo anno, sicuri al 100%, sono Manuel Locatelli, acquisto su cui ha puntato moltissimo la Juventus quest'estate, la scorsa estate, spendendo quasi 35 milioni di euro per il nazionale italiano, e Denis Zakaria, centrocampista della nazionale svizzera, che è arrivato dopo qualche giornata, però purtroppo si è fatto male ed ha purtroppo saltato la sfida più importante dell'anno contro il Villarreal. Loro due sono quelli sicuri del posto. C'è poi Weston McKennie, giocatore che storicamente la Juventus non ha mai, a cui non ha mai dato particolare solidità, perché con Weston McKennie c'è sempre la solita situazione. Weston McKennie è un giocatore da Juventus, alla Juventus piace, ad Allegri piace, è uno dei pochi che ha gli inserimenti in aria, che quindi ti può portare qualcosa in più. Secondo Max Allegri però si potrebbe fare uno step in più, ed è per questo che la Juventus, secondo Sky Sport, lo tiene volentieri. Ma di fronte a una bellissima offerta, super offerta per McKennie non è incedibile. Quindi mentre con Locatelli si parte dal è incedibile, con Zakaria idem, con McKennie c'è una situazione diversa. Se arriva una grande offerta lo vendiamo, se no ce lo teniamo ben volentieri. E poi ci sono gli altri due nomi. Gli altri due nomi ovviamente sono quelli di Arthur e Rabiot, perché la bomba di Sky Sport è proprio questa. Arthur e Rabiot sono di fatto ufficialmente, diciamo così, sul mercato. La Juventus ha deciso di metterli sul mercato, la Juventus ha deciso di non mettere più dei limiti alle cessioni. Cioè, di fronte a una discreta, non ottima, non buona, discreta offerta per i due giocatori che vengono da Barcellona e PSG, si può andare incontro alla cessione. Perché sono stati, secondo me, quelli che più di tutti hanno fatto vedere che a certi livelli serve qualcosa in più. Arthur ha gestito bene il pallone contro il Villarreal, ma di fatto ha avuto poca personalità, secondo me poca fantasia. Da Rabiot ci si aspettava di più, anche a livello di inserimenti, non solo con il Villarreal, ma in generale. Ed è per questo che la Juventus, secondo Sky Sport, avrebbe deciso seriamente di metterli sul mercato. Liberarti di questi due vuol dire liberare due slot a centrocampo, chiaramente, e quindi ti dai la possibilità di cercare dei giocatori per sostituirli, si fanno vari nomi, ma ne parleremo in un altro video, ma soprattutto ti liberi anche e soprattutto di due ingaggi importanti, 5,5 di Arthur, 7 più di bonus per Rabiot. Stiamo parlando di cifre super, che ti consentono poi di fare tanto altro mercato. Se poi metti altre cessioni come quelle di Alexandro, la possibilità di liberarti ingaggi come quello di Bernardeschi, che potrebbe andare a zero, Dybala che ne guadagna 7 più vari bonus, ecco che la Juventus si libererebbe di un bel tesoretto, e che ti consente poi di fare mercato. Secondo Sky Sport, quindi, questi sono i nomi. Quindi staremo a vedere. Vedremo la Juventus poi d'estate come si andrà a muovere in sede di mercato. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, siete d'accordo su questa decisione della Juventus, siete d'accordo su questa visione. Nuovi centrocampisti al posto di Arthur e di Rabiot.